Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft Hold the Mods 9. Sto raccogliendo un po' di clay perché ho deciso come produrremo energia ed è mediante la POA. Ero indeciso se utilizzare l'Advanced Generator, però richiede troppe risorse che al momento non abbiamo. La POA è davvero molto più semplice. Per la POA ci serve parecchio di Electric Paste. Che possiamo fare? Abbiamo lava infinita. Ne ho fatti un paio, quindi direi di farci 32 di questi. 32 di questi, due di questi per il momento abbiamo già finito l'iron, però ne avevo messo a cuocere un altro po', quindi ce ne facciamo altri 4. Abbiamo bisogno anche di blocchi di redstone e ce ne facciamo 4 per fare i basic capacitor, per fare i basic capacitor tiny, per fare un magnetor starter che possiamo gradare a basic, e già questo ci fa 160 RF per tick. E ci sono i phantom, e stanotte non posso dormire perché è Bloodmoon. Bello. Per upgradarlo ulteriormente avremo bisogno di un energizing orb e delle energizing rod, e iniziare con started per proseguire a basic. Per il momento ce ne facciamo una. Ce la mettiamo qua, mettiamo l'energizing orb qui, dovrebbe vederlo. E si possono fare anche i blocchi? Sì. Quindi convertiamo un blocco di ferro e un blocco di oro in due. Ok, dai, anche abbastanza veloci. Come stavo dicendo, in due. Blocco per energized steel, questo è ciò che serve per upgradare ancora il magneto. Ci servono altri due capacitor large e poi possiamo fare 4 hardened capacitor, ed ecco qua un magneto hardened. Per andare avanti servono le blaze rod, che per il momento non abbiamo, e farebbe un K. Oh, voglio tantissimo le blaze rod, ma per il momento mettiamo qui. Questa non credo abbia auto output, però abbiamo i pipe, e se gli diamo estrazione, bam, 400 RF per tick. Per upgradare il magmator sarebbe carino avere un jetpack, giusto per trovare una fortezza un pochino più velocemente che a piedi. Quindi vorrei farmi un jetpack, solo che richiede una quantità mostruosa di ferro, che al momento non è che abbiamo. Sto processando, ma non ne abbiamo tantissimo. Però con questo dovrebbe essere wooden jetpack. Possiamo caricarlo qui, almeno è quello che credevo. Per caricarlo ci facciamo un Basic Energy Cube. Spero che funzioni, almeno questo. E tipo ce lo mettiamo qui. Gli diciamo input e se ti metto qua, ok, ti carichi, perfetto. Possiamo installare anche nella bubble. Settando la keybind con 3 dovremmo aprire questa pagina. Perché? Con 3? No, non va. Come stavo dicendo, possiamo attivare l'engine e iniziare a volare. Non è velocissimo, però a me va bene. Direi che almeno di copper ce lo facciamo. Facciamo altri 15 di questi, spero che possano bastare. Quindi abbiamo due copper thruster, un copper capacitor, ed ecco qui il copper jetpack. Un pochino meglio. Dalla minimappa lo vedo, e in teoria questo dovrebbe essere uno spawner, e anche questo. Quindi ci dirigiamo là, spingiamo with a skeleton, e direi di prendere. E spawnano parecchi mob dell'apoteosi, fra l'altro. Ma li ignoriamo per il momento. Per puro caso qui ho trovato del vibranium, ma possiamo minarlo? Non ne ho idea, forse. Oh sì, anche con questo? No, con questo sembra di no. Anche se sembra piuttosto inutile, quindi vabbè, lo miniamo tutto e fine. Non ha senso preoccuparci di efficienza o cose del genere, perché quando poi andremo in un'altra dimensione non credo che sarà un problema ottenerlo. E posso dire, me lo ricordavo più raro il vibranium. E fra l'altro l'ultimine sembra non funzionare. Non so se sia un bug. Qui siamo, spawner trovato. Non è neanche come me lo immaginavo, pensavo facesse parte di una fortezza. In ogni caso possiamo romperlo per portarcelo a casa. Però abbiamo anche del loot, un piccone di steel. Beh, questa dovrebbe essere esperienza gratuita. Mentre questo dovrebbe portarci allo spawn point. Davvero? Oh sì, vabbè, speravo il letto, ma va bene anche qua. Non so perché ero convinto di avere un letto qui. Sarà stata la mia immaginazione. I modificatori dello spawner sono stati cambiati, ad esempio per il mio player non c'è più la netherstorm ma c'è il conduit. Per lo spawn count c'è questo rispetto allo spiderite. E per aumentare e diminuire il tempo c'è oldemodium e unobtainium. No, AI, golden apple. Quindi possiamo mettere questo qua con una golden apple. E in teoria dovrebbero spawnare e non far nulla. Esatto, spawnano e stanno completamente fermi. Perfetto. Ne ho ottenute 9. Quindi possiamo iniziare a convertirle. Questo credo sia il primo boss dell'Apoteosis che sconfiggo. Non era un boss dell'Apoteosis?
Allora installa un'ape. Ok, questa dovrebbe essere l'ultima. Quindi possiamo farci due blazing capacitor. E se ci prendiamo il magmeter, possiamo upgradarlo a blazing. E questo ci genera 1000 RF per tick. Ok, possiamo utilizzare questo digital mining. Ok, è arrivato quel momento in cui bisogna interrompere tutto quello che si sta facendo e focalizzarsi su una singola mod, perché ce n'è assoluto bisogno. Refined Storage. Abbiamo uno spawner di Zombified Piglin, abbiamo uno Slime Spine Egg e abbiamo una Golden Apple. Questo dovrebbe far spawnare degli slime, che dovrebbero anche star fermi. In teoria possono spawnare qui, giusto? La wiki dice che naturalmente spawnano sotto il livello 40, forse qui funziona per spawning naturale. No, non sembrano minimamente intenzionati a spawnare, vabbè. Il piano A prevedeva spawner di slime, non ha funzionato. Il piano B cercare delle meduse, non ha funzionato neanche questo. Il piano C riguarda un meccanismo, quindi ci facciamo un crusher, che mettiamo per esempio qui, gli diamo delle kelp, lui ci darà il biofuel più clay, che da slime. Poi direi di fare uno small slime gate pearl. Dovremmo affrontare delle ondate di slime. In full osmium e spada di osmium credo che ce la potremmo cavare, quindi l'attiviamo. Ok, perfetto, questo ci spawnerà un po' di slime. E già così abbiamo 10 slime. Bon, 29. Ok, siamo all'ultima ondata. E il portale si è chiuso, probabilmente perché non abbiamo fatto in tempo, ma va benissimo così perché abbiamo un sacco di slime ball. Perfetto. Potremmo farlo anche per i blaze, però i blaze avranno l'IA, quindi meglio così. Ora va bene tutto, ma bloccati un attimo per piacere, grazie. Le stringhe le abbiamo ottenute dai piglin, se non sbaglio. Quindi ci facciamo un paio di questi, e due stack direi che vanno più che bene. Poi abbiamo bisogno di cuocere il quarzo per ottenere il silicon. Quindi possiamo iniziare a farci 3 row advanced processor, 9 row improved e tutto il resto li facciamo basic. Poi li cuociamo tutti e 3. Questo l'avevamo ottenuto un po' di tempo fa mentre stavo esplorando il sottosuolo. Funziona per the dust, ottimo. Poi ci serve un po' di quartz silice d'iron, 3 machine casing, il controller, che per il momento metteremo qui. Ero sicuro di aver preso della glowstone, a quanto pare mi sbaglio. Eccola qua la glowstone. Destruction core con extraction core, grid, crafting grid che mettiamo qui davanti, disk drive che mettiamo qui a fianco, e poi dobbiamo farci molti di questi. Per il momento siamo a 5. Questo è il terzo 4K, il che vuol dire che possiamo farci un 16K. Questo ce lo trasformiamo in storage disk e possiamo metterlo qui dentro e possiamo buttare finalmente tutto qui. Oh sì. Ci rivediamo a travaso completato. Adoro fare questa cosa. Ora che abbiamo questo, possiamo concentrarci su altre cose, però sto facendo la cosa che faccio in praticamente tutte le serie della Old Mods, cioè questo. È davvero orribile. Non si può vedere, quindi direi di fermarmi un attimo e cerco di costruire una casa. Siamo a questo punto. Ho fatto un'altra casa che sarà quella per i macchinari come faccio di solito. Ho utilizzato Large Wood azzurro, le Arch Wood Planks e le Cherry Planks. E fra l'altro questo è Minecraft Vanilla. Io stavo girovagando per la foresta dicendo sembra così vanilla, però no, e invece sì, era vanilla. Non mi dispiace l'interno, l'interno mi piace parecchio il contrasto con il rosa, anche nel soffitto. Però dall'esterno forse vorrei qualcosa di più scuro, tipo Deep Slate. Quindi qui non ho ancora fatto il tetto, perché non so ancora con cosa lo voglio fare. Per il momento direi di andare un attimo nel Nether. Mettiamo il Digital Miner, Basic Energy Cube, che fa da buffer almeno un pochino. E se gli dico inizia, ho messo il filtro per l'Ancient Debris. Sono tanti 851. Sono tanti perché con Ancient stava prendendo anche altre cose. Quindi gli diciamo Ancient Debris e mina solo questi. Ok, finiti. Ok, aveva iniziato il Basalt, quindi era tutto Basalt. È pochetto 4 però. Non lo trova neanche così, forse così gli va meglio. Così gli va meglio, molto strano. Ma ok. L'Ancient Debris possiamo metterlo nel crusher per un 3x e poi nell'enrichment chamber. E ci dà la netherite scrap. Con il tetto nero mi piace molto di più,
Questo è Deep Slate e sì, lo preferisco di gran lunga, quindi ho fatto anche l'altro tetto. Adesso manca da sistemare questo, che è la produzione di corrente. Ho fatto un'altra casa, non ci ho ancora messo un tetto perché non so bene come sistemare i reattori che ci staranno qui dietro. Al posto della Blackstone mi piacerebbe mettere dei reattori della Powa, perché alla fine questo è il metodo con cui ho deciso di generare energia, perché i magma emitter sono belli e tutto. Abbiamo la lava infinita, quindi va benissimo. Però mi piacciono i reattori, quindi ce ne metteremo 4. Mi piacerebbe anche farli nitro, però ci manca ancora un pochino. Mi sono accorto perché gli ore erano così pochi, infatti mi sembrava strano. Nelle configurazioni del Digital Miner ho messo come minimo 0, perché do per scontato che il minimo sia 0, ma in una delle recenti versioni di Minecraft è stato cambiato, quindi lo portiamo a meno 99, che è il massimo. No, il massimo è 64, ok. Quindi adesso, per esempio, se cerchiamo diamanti, con Siltax dovrebbe trovarne un po' di più. E beh, 358 sono molti di più. Il motivo principale per cui ho minato gli Ancient Debris nel Nether è upgradare la Diamond Furnace, quindi Crystal, poi Obsidian, e poi con le Netherite Scrap ce ne facciamo 4, quindi possiamo farla. Servono 3 Magma Cream che possiamo fare, come stavo dicendo, Netherite Furnace. Possiamo passare al Demodium oppure da Rainbow Furnace, però questa per il momento va bene. Va molto bene, è straveloce. E in realtà direi che per questo episodio può bastare. Sarà un pochino più corto, però non lo so, cioè secondo me è un episodio concluso, fatto e finito. Solo che la durata sarà meno del normale, che per me va anche bene. La mia durata ideale è più o meno 20 minuti. Preferirei non andare oltre, però se termino prima a me va anche bene. Magari fatemi sapere nei commenti se preferite video più corti, video più lunghi e anche cosa ne pensate del villaggio, perché alla fine vorrò fare un villaggio in tante casette di questo tipo. Quindi sì, ho deciso che porterò questa serie, almeno ci proverò, fino a che lag e TPS non ci separino. E ci vediamo a un prossimo episodio.